Eccoci qua. Allora, siamo in diretta. Adesso provo a fare la richiesta a Vera con cui parleremo delle vacanze e degli oli essenziali. Riusciamo a Eccoti. Clamorosamente al primo colpo. No, veramente, questa è una data da segnare sul calendario. Davvero, davvero. Fantastico. Infatti Ti vedo bloccata, Silvia. eccomi, dovrei Ecco. esserci. Sì. Ho detto, mi prendo un po' prima che non si sa mai, che quei 10-15 minuti ci vogliono, invece no. Va Esatto. bene, oggi è un giorno fortunato. Tu mi senti bene? Sì. Perfetta. Allora, vediamo se un po' di persone sanno Ciao già. Ecco, Filippo. qualcuno si sta connettendo. Quando vuoi, noi partiamo. Tanto poi la. Intanto, esatto, la salviamo, Instagram permettendo. Esatto. Instagram E quindi. permettendo, e poi la carico anche sul mio canale YouTube, così Sì. ci rimane ben memorizzata, sperando che. Allora, ho chiesto a Vera di fare questa diretta per parlare delle vacanze, perché io sento già la frenesia dell'estate che arriva, anche se qua sono ancora col maglioncino, non dico di lana, ma quasi. Perché, vabbè, l'estate più o meno dovrebbe essere alle porte, siamo il 29 di maggio e volevo appunto parlare, contestualizzare le vacanze con l'aromaterapia, ma con un'accezione un pochino diversa dal solito. Ormai tutti sappiamo quali oli essenziali portare in vacanza per. Non lo so, l'olio essenziale di lavanda per le bruciature, per lenire la pelle, la camomilla romana, anch'essa lenitiva e calmante. Il tea tree per disinfettare. Esatto, il lemongrass, il geranio contro le zanzare, la menta, l'abete bianco per i muscoli indolenziti, per quei pazzi che vogliono fare qualche escursione, non piallarsi al mare a prendere il sole. Vabbè, io sono poco sportiva, ahimè. Ma la tematica che ho chiesto a Vera di affrontare stasera è proprio l'aromaterapia da utilizzare prima, durante e dopo il viaggio, ma con un'accezione più a livello psico. Quindi io, perché l'ho provato su me stesso, stranamente, anche se io sono una grande viaggiatrice, amo viaggiare, però spesso mi viene l'ansia pre-viaggio perché devo preparare tutto, non devo dimenticarmi niente, i biglietti e le prenotazioni. Poi subentra anche magari il sospendere le proprie abitudini, per quanto siano ripetitive e speriamo poi tutto l'anno di fare le vacanze, però tutta questa serie di fattori può portare ansia e magari vivere anche il viaggio in maniera non totalmente appagante. Poi a me è capitato poco fa magari di scegliere una destinazione non proprio dietro l'angolo e quindi c'è lo stress del viaggio, i ritardi, il dormire poco. Il jet lag. Esatto, il jet lag, l'affrontare anche psicologicamente, magari tanti devono affrontare anche tante ore di viaggio e quindi magari anche la paura proprio di incorrere in imprevisti. Quindi chiedo a Vera un po' un overview, ecco, di possibili oli da utilizzare prima anche di affrontare un viaggio un po' Sì. impegnativo e non. Grazie Silvia dell'introduzione. Contestualizzerei appunto, suddividerei nei tre diversi momenti in modo da dare un ventaglio ampio. Poi se chi partecipa ha delle curiosità, delle esperienze da raccontare per sapere anche come avrebbe potuto viversele utilizzando uno o più oli essenziali, noi siamo ben felici di rispondere. Quindi prendiamo i tre momenti, il pre-partenza, poi la
durata del viaggio, quindi lo stare in un luogo diverso da quella che è la nostra casa e poi il rientro dopo le vacanze. Sono tre momenti diversi che portano, suscitano emozioni, energie e stati d'animo completamente differenti. Il primo è quindi quello di prepararsi alla partenza. C'è chi ha bisogno di tenere un po' tutto sotto controllo, c'è chi ha paura dell'aereo, ha paura di volare, c'è chi ha paura di prendersi delle malattie, di avere problematiche di tipo fisico quando è in viaggio, quindi oppure quella appunto di dimenticarsi qualcosa, di non aver predisposto tutto e quindi sale di preparare la valigia che abbia il peso giusto, la dimensione giusta. Adesso siamo quando si viaggia in aereo, abbiamo 3.000 tipi diversi di bagagli a mano a seconda della compagnia con cui viaggiamo, per cui anche questo è importante. In questi casi ci sono alcuni oli che possono venire in nostro aiuto. Una delle cose che caratterizza l'ansia prepartenza è la paura di non sapere bene quello che andremo ad incontrare. Okay? Quindi c'è proprio un discorso di paura. Ci sono due oli che possono venire in mente quando ci sono delle paure a livello più generico, senza che poi, ovviamente, se uno ha delle paure specifiche, è chiaro che si deve andare a individuare l'olio più indicato per quella persona per il suo tipo di paura, magari legato anche a dei traumi che ha avuto. Quindi, i due oli principali che si possono utilizzare sono l'olio essenziale di ginepro, che è un olio essenziale che ci dà quella sensazione di essere dovunque al sicuro. Quindi qualunque cosa succeda, in qualunque posto io mi trovi, qualunque tipo di paura io abbia, l'olio essenziale di ginepro è un olio essenziale che mi può veramente sostenere. È un olio essenziale che parla di creare intorno a noi un recinto. Un po' spinoso, diciamo, ma un recinto che fa sì che tutto quello che io avverto e percepisco come disturbante o negativo non entri nel mio campo e quindi mi consenta di poter affrontare le paure con questa tranquillità, con questo senso di sentirmi protetta al sicuro, come quando sono dentro le mura della mia casa. E quindi questo è un primo olio, poi È un po' vediamo in fondo. come viaggiassi in quella famosa bolla, mi ci vedo Sì, proprio in aeroporto sull'aereo dentro una bolla. esatto. Poi vediamo alla fine, quando abbiamo fatto l'excursus di tutti gli oli, come li possiamo andare ad utilizzare questi oli essenziali, perché ovviamente, giustamente, chi non li conosce dice sì, ho capito ginepro, ma come lo uso? Però lo vediamo dopo. Un altro che funziona molto bene su tutti gli stati d'animo di paura, anche su pseudo attacchi di panico, e quindi anche emergenziale, se vogliamo, e questo si utilizza soprattutto quando si ha più una paura dell'inconscio, cioè dell'inconscio, dell'ignoto, scusate, cioè che cosa mi aspetta? Io non so che cosa mi aspetta e quindi questa cosa mi spaventa e spaventandomi mi fa salire ansia. E questo è l'olio essenziale di incenso. L'olio essenziale di incenso mi dà proprio la possibilità di staccarmi in qualche modo da quelle che sono tutte le preoccupazioni legate ai preparativi del viaggio e a tutto quello che comporta mettersi in viaggio, Quando si è in viaggio nel anche tragitto. durante il tragitto, quando possono, questo dico l'incenso perché è un olio molto tranquillo anche da utilizzare. È un olio che non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali, che se ci cade una goccia in più o in meno non succede nulla. Non rischiamo, ecco, di farci del male utilizzando l'olio essenziale di incenso, perché ovviamente che agiscono su questi ambiti, ci sono anche tanti altri tipi di oli, però magari richiedono di essere attenzionati un pochino di più. E quindi invece questi possono riuscire a, possiamo utilizzarli tranquillamente. Tra l'altro, sia l'olio essenziale di incenso che l'olio essenziale di ginepro si abbinano molto bene anche con l'olio essenziale di lavanda, che è l'olio
per eccellenza armonizzante. Non lo chiamerei un olio sedativo tranquillizzante, ma è armonizzante. E sia l'incenso che la lavanda agiscono anche sull'alterazione del battito cardiaco e della respirazione. Quando andiamo in ansia, può succedere che abbiamo questa sensazione di cuore in gola, oppure proprio il respiro che diventa un'iperventilazione. Quindi fare poi utilizzare queste oli essenziali o in abbinata, incenso e lavanda, o in alternativa o l'incenso o la lavanda, possono essere molto utili. Tra l'altro la lavanda possiamo utilizzarla anche sui bambini. Quindi se abbiamo dei bambini che si spaventano un po' o vedendoci in ansia, vanno in ansia anche loro, possiamo aiutarli quindi utilizzando l'olio essenziale di lavanda con assoluta tranquillità. Quindi io direi che per le fasi della prepartenza legate un po' a queste ansie dovute a paure e preoccupazioni, possono andare molto bene incenso, ginepro e lavanda. Lavanda, mi raccomando, che sia lavanda officinalis o lavanda vera. Quindi di guardare sull'etichetta che non ci sia scritto lavanda ibrida perché non ha questi stessi effetti e l'utilizzo così tranquillo che è gestibile che ha la lavanda vera o lavanda officinalis. Quindi questi sono i tre oli per il prepartenza. Poi ce ne sarebbero tanti altri, però ho cercato di individuarne solo qualcuno anche così rimangono anche più impressi e sono anche di abbastanza facile reperibilità. Per quanto riguarda invece, ecco, un altro che può essere invece durante il viaggio utile e subito all'atterraggio, se andiamo in posti dove c'è un fuso orario, è l'olio essenziale di pompelmo. L'olio essenziale di pompelmo funziona molto bene sul jet lag. Quindi proprio per andare a riequilibrare subito o comunque in minor tempo di quello che faremmo normalmente, quelli che sono i nostri ritmi circadiani adattati ai nuovi orari che ci troviamo a vivere. Ma io il jet lag lo metterei non soltanto in una questione di orario, ma anche una questione di temperatura e clima, perché ci potremmo trovare con un fuso orario non particolarmente distante dal nostro, magari anche spostandoci nella stessa Europa, ma con un clima totalmente diverso da quello che abbiamo lasciato. Mettiamo che noi andiamo a luglio o ancora peggio ad agosto, nei paesi nordici o, in Irlanda. Troviamo un tipo di clima e di temperatura molto diverso da quello che siamo abituati a vivere nella. Viaggia in paesi tropicali. Certo, lo stesso per chi viaggia magari nell'inverno, per ora siamo nell'estate, nei paesi tropicali, comunque ci può essere un grado di umidità talmente più elevato che non siamo abituati a reggere e a gestire. Ecco, il pompelmo non prendiamolo solo come jet lag orario, fuso orario, ma anche come, diciamo, riequilibrare quello che può essere uno spostamento che noi avvertiamo a livello di clima ambiente. Quindi possiamo tenere presente l'olio essenziale di pompelmo che possiamo portarci dietro. Anche questo poi vi dirò bene l'utilizzo. Te magari segnatele, che così mi ricordi di dire Sì. come Poi le devo utilizzare, che poi io magari mi dimentico di quale olio ho parlato. Quindi il sono gli oli per il prepartenza prepartenza. Esatto. è l'immediato arrivo, diciamo che il pompelmo si può già usare se abbiamo un viaggio molto lungo, quindi Poi in aereo 14 ore, una giornata intera, eccetera. Adattare. una volta arrivati si deve adattare alle nuove abitudini, alla diversa alimentazione. Poi, ad esempio, a me è capitato che, non so, a me a volte succede che, seppure sia nel posto dei sogni, magari i primi giorni sono totalmente di malumore, intrattabile, quasi come se io debba un attimo prendere le misure della nuova location dove mi trovo. Quindi, una volta arrivati, quali oli permettono di velocizzare questo adattamento? Allora, ci sono degli oli che sono proprio degli adattogeni,
di per sé, hanno questa funzione di essere degli adattogeni. Ovviamente chi conosce rimedi fitoterapici che non siano aromaterapici, che hanno proprietà adattogene, può tranquillamente abbinare anche l'uso degli oli essenziali ai rimedi che normalmente utilizza o si porta dietro. Uno è un olio che ci insegna ad accogliere tutto quello che è diverso dal solito, compreso le persone che andiamo ad incontrare, il tipo di cultura, il tipo di ambiente, le abitudini, il diverso cibo. E nello stesso tempo è un olio anche questo che quindi abbraccia noi e l'altro, peraltro si intende appunto anche il luogo, l'ambiente, nella nostra diversità per farci sentire il più possibile un tutt'uno e vicino a questo. Ed è l'olio essenziale di mandarino. Tra l'altro, il mandarino, essendo un agrume, è comunque un olio che riporta subito il buon umore. È un olio che invita alla giocosità anche, quindi a prendere questa vacanza con una maggiore leggerezza anche d'animo, cioè ad affrontarla con l'occhio, la curiosità e lo spirito di avventura del bambino. Ma è anche con quell'accoglienza, se noi pensiamo proprio ai bambini molto piccoli. Difficilmente mandano via qualcuno, un altro bambino, solo perché ha un colore della pelle diverso dal suo o mangia un cibo diverso. Quindi il mandarino ci insegna proprio ad accogliere questa diversità che andiamo a viverci, con quella leggerezza, giocosità e curiosità tipica del bambino. Quindi questo è un olio che vi invito a sperimentare, che potete anche questo, chi viaggia con bambini, utilizzare sui bambini. Un altro è un po' meno conosciuto, diciamo così, ma secondo me è uno dei più grandi adattogeni che ci siano, ed è l'olio essenziale di basilico tulsi o basilico santo, da non confondere con il basilico, che è quello che mangiamo, anche quello da cui si ricava il pesto, per intendersi, mettiamo sui pomodori d'estate o sulla pizza. È una pianta molto diversa, ha alcune caratteristiche in comune, ma è una pianta diversa, viene molto utilizzata in India anche per sostenere il sistema immunitario, quindi può dare una mano anche in quello, ma è proprio un grande adattogeno e antistress. Quindi il basilico Tulsi ci insegna a adattarci a quelle situazioni che momentaneamente non siamo in grado di cambiare. Mettiamo che arriviamo in un posto, ce l'aspettavamo diverso, quindi o che facciamo? Prendiamo la valigia e ripartiamo immediatamente, oppure impariamo a trovare dentro di noi le risorse per adattarci al nuovo ambiente. Quindi questo è un grande adattogeno e anche un antistress. Quindi è un altro degli oli essenziali che possiamo andare ad utilizzare. Direi che anche un altro che mi viene in mente potrebbe essere un lemongrass, perché il lemongrass è un olio che parla proprio di liberazione, di libertà. Quindi libertà da tutte, da che cosa? Da tutti quei vincoli, quei pesi, quelle credenze che ci portiamo dietro viaggiando. Quindi il lemongrass è come se ci riportasse a farci vedere che trovandoci in un luogo diverso, forse possiamo vivercelo in maniera ottimale, rompendo un po' di catene e di vincoli che ci tengono legati a tutto quello che ci siamo lasciati, compreso le preoccupazioni, il lavoro. C'è gente che non riesce a staccarsi dal cellulare e da fare le chiamate di lavoro mentre è in vacanza. Ecco, il lemongrass è come se desse un taglio netto con tutto questo, cioè rompi con quello che c'era e apriti. È proprio una ventata che porta a esplorare nuove vie. Quindi direi che questi tre oli, e tra l'altro il Tulsi e il Lemongrass, stanno anche molto bene insieme.
Quindi si può sperimentare questo anche abbinamento o Tulsi Lemongrass. Quindi direi che mandarino, Tulsi e Lemongrass possono essere tre oli che ci portano a viverci il periodo della vacanza in una maniera per noi ottimale. Naturalmente stiamo parlando di oli che lavorano da un punto di vista psichico, non stiamo trattando che mi viene la gastroenterite perché ho mangiato un cibo che non sono abituata e cosa devo fare. Quella è una storia. Se ci sarà piacere o interesse, magari se lo fate sapere, ne possiamo fare uno più mirato sulle problematiche fisiche. Per ora stiamo vedendo Quindi per un altro. tutti i workaholic, i compagni, munirsi di Di lemongrass. Io lemongrass, esatto. invece adesso c'è il rientro, che diventa sempre problematico perché prende quello sconforto, quel senso di tristezza, quella non voglia di tornare al lavoro, alla solita routine, al quotidiano, a tutte le problematiche. E quindi quali oli possono essere utilizzati proprio per queste emozioni negative che prendono, a me prendono, non so, 3 giorni prima. Io ho fatto una prima vacanza in Grecia che ho iniziato a piangere una settimana prima ed era su 3 settimane, quindi ti lascio immaginare. Quindi quali oli possono venire in soccorso? Potrei dire che anche qui la cosa migliore sarebbe capire meglio che cosa la persona si vive, qual è il problema, il lasciare un luogo che ama particolarmente, come succede a te con la Grecia, come è successo a me quando sono tornata dall'India, oppure riprendere una routine che non gli piace affatto. E quindi riadattarsi ad una cosa che non ama. Quindi intanto c'è questa grande distinzione, poi c'è da riprendere proprio anche un po' i ritmi rispetto a quello che era la nostra il ritmo della vacanza. Ci sono orari diversi, si andava magari a piedi nudi sulla spiaggia e si deve entrare su un autobus pieno di gente con le scarpe ai piedi e magari è già ricominciato anche a piovere. Ecco, faccio per dire. Io quando sono tornata dall'India, la mia sensazione era che tutto fosse grigio, perché lì è pieno di colori. Quindi io sentivo la mancanza del colore, proprio di quel colore, di quell'energia luminosa. Quindi a seconda di questo, se c'è proprio il dispiacere a staccarsi da quello che è un luogo che si ama molto, bisogna lavorare sul cuore, proprio sul cuore. Quindi una delle cose che può aiutare a sollevare questo magone che sentiamo arrivarci sul cuore può essere l'olio essenziale di bergamotto. Perché l'olio essenziale di bergamotto ci toglie proprio quel senso di oppressione che a volte noi sentiamo al momento in cui rientriamo, ci sentiamo improvvisamente come se il campo intorno a noi si stringesse. Quindi sentiamo proprio un peso sul cuore. Ecco, se c'è questa sensazione di avere un peso sul cuore, di avere le energie che prima erano alte e vibranti, che ci ritroviamo sotto i piedi, improvvisamente sembra che non abbiamo neanche la forza di alzarci. Ecco che il bergamotto, che parla proprio di sollevare, è proprio un up e anche luce, perché è sempre un agrume. Certo. Quindi il bergamotto è un olio che proprio applicato all'altezza del cuore, poi vediamo le diluizioni, può venirci in aiuto quando c'è questo senso proprio di pesantezza a livello proprio di umore. Per riprendere invece quelle che possono essere le abitudini, anche lì bisogna un pochino vedere. Un olio può essere il limone, sempre con gli agrumi, perché ci rimette in moto in qualche modo. E lavorando su quello che è il nostro emisfero sinistro, quindi quello della logica e della razionalità, soprattutto se abbiamo bisogno di rientrare al lavoro velocemente ed essere abbastanza velocemente attivi, allora il limone è come se ci dicesse, parlando attraverso l'emisfero sinistro, sì, ho capito, sei triste, sei di qua, però una svegliata
bisogna cominciare. Quindi vai, non è così difficile, vedrai che tutto si risolve, che il limone è un problem solving e quindi dà questo input. Da abbinare, direi, anche col Tulsi che avevamo utilizzato, perché come adattogeno ci ripermette di adattarci anche a quella che è la, di nuovo, al contrario, la routine che andiamo a trovare. Quindi in generale un po' tutti gli agrumi. La stessa cosa è il pompelmo, se per il fuso orario al contrario o il clima al contrario. Quindi diciamo che un pochino tutti gli agrumi aiutano a ritrovare quell'energia più legata alla forza di volontà, al sole, all'ottimismo, all'idea che comunque tutto si risolverà e tutto passerà. Poi ci possono essere appunto delle situazioni un pochino più particolari, come se uno proprio sentisse un distacco, una difficoltà proprio a riprendere, a percepire nella maniera giusta l'ambiente che ha intorno, e in quel caso un olio che secondo me può aiutare sono due. Uno è molto più centrante, avvolgente e stabilizzante del sandalo, che mi permette di ricentrarmi nella mia struttura. Quindi, come dire, tu lì eri una persona, qui sei un'altra, ma tu sei tu. Quindi ritrova il tuo centro, la tua struttura. Quindi l'olio essenziale di sandalo è un legno, è molto avvolgente, molto caldo, molto proprio, è un restauratore. Quindi va anche a restaurare quello strappo che noi sentiamo, quindi ricuce in qualche modo. Ed è come se ci desse la visione di essere sempre a percorrere comunque il nostro cammino. Quindi uno è il sandalo e un altro che ha una lettura completamente diversa è l'ylang-ylang. Perché l'ylang-ylang è proprio un'esplosione di gioia ed è come se ci riconnettesse a gioire delle percezioni sensoriali che proviamo, ovvero non sono più in India, non vedo più quei colori, non sento quei sapori, quei cibi, quegli odori. Bene, io ti apro i sensi in modo che tu possa percepire con gioia quegli odori, quei colori, quei sapori che sono nel luogo in cui sei tornata. Quindi sono due letture diverse, che ovviamente poi uno deve sentire quella che gli risuona di più. Ecco, però direi che questo è un po' il quando gli agrumi in generale. Abbiamo visto bergamotto se c'è l'oppressione, il senso di sentire l'energia sotto i piedi, limone se ho bisogno di riprendere immediatamente da un punto di vista razionale, arancio se da anche abbinare ai langhe, se proprio bisogno ritrovare il sorriso, l'ottimismo, pompelmo, per un jet lag, ma è un po' al confine con la parte fisica, diciamo così, e poi ylang ylang e sandalo. Invece esiste un olio che adesso riuscirò a trasmettere questo concetto, non so se è comprensibile, un po' per fare un po' il recap del viaggio concluso per prendere il succo dell'essenza. Per trarre giovamento proprio dal viaggio che si è appena concluso, cioè come dire, prendo, cioè come quando, non so, si fanno tutte le foto, si guardano tutte, si scartano e magari si selezionano quelle poche foto da mettere nell'album. Sandalo può aiutare anche a fare questo perché mantiene comunque una connessione, lavora anche su questa parte qui, quindi sicuramente può essere un olio da utilizzare anche il sandalo. Non credo che questo lavoro qui lo possa fare un olio da solo. Sicuramente consolidare, ecco, consolidare quella che è stata l'esperienza vissuta, portarsela Esatto. dentro il rosmarino. Ok. Perché il rosmarino ci aiuta anche, questo lo fa nello studio, ma lo può fare anche con le emozioni, a classificare e
in qualche modo mi è venuto in mente quando tu dici appunto guardo le foto, no? E faccio le cartelle, tipo dei vari luoghi, o cibi, mare, relazioni, amici che ho trovato, e quindi vado a incasellare lì per poterci poi attingere tutte le volte che ne ho bisogno. E così il rosmarino, direi. E poi Perfetto. il rosmarino. Invece, come ultimo, non so se hai altri No, oli da aggiungere, no, no, direi direi che sono già che ne hai già tanti. dati un bel po'. Se hai adesso, mi ero segnata come Esatto. utilizzarli. Cioè, dice, questa è la mia problematica, compro uno o due oli, come li utilizzo? Allora, per le emergenze, quindi se ho uno stato d'animo improvviso, un attacco d'ansia, o un momento di sconforto, vale per il rientro, per esempio, ma anche per il viaggio, ma diciamo le emergenze, quindi sento un'emozione che sale e che sento di non riuscire a gestire nell'immediato, l'utilizzo migliore è l'inalazione secca. Quindi, come funziona l'inalazione secca? Si prende, non ce l'ho a portata di mano, anzi, ce l'ho un secondo, torno subito. Vai. Eccomi qua. Ecco qua, inalazione secca, funziona così: apro la boccetta, faccio cadere una goccia. Se ne cadono due, non è un dramma. Pura, sono quegli oli che vi ho detto, possono tutti essere usati tranquillamente. Strofino le mani e inalo a coppa, evitando di toccare le parti delle mucose e soprattutto di non coprire gli occhi. Però faccio così e lo respiro 2 o 3 volte. Posso questo tecnica ripeterla più volte nel corso della giornata finché non mi placo. Funziona molto bene con l'incenso e con la lavanda, ma anche con il bergamotto, ma funziona molto bene con l'incenso e con la lavanda perché, come dicevamo, è proprio quando sta per salire quella ansia con palpitazione, tachicardia, il respiro che non va, proprio abbassano questa sensazione. Ritrovando un ritmo del respiro corretto, riesco a calmarmi. Tant'è che le tecniche di respirazione servono a quello, solo che magari non abbiamo tempo, non le sappiamo fare, siamo presi dal panico, e allora l'inalazione secca è sicuramente la cosa migliore. Per quanto riguarda invece altre modalità di utilizzo, quelli più due sono quelli da poter utilizzare, escludendo le somministrazioni orali, che ci sono delle tecniche in cui si utilizzano in psicoaroma anche oralmente, ma sono delle preparazioni complesse, quindi è inutile dirle. La parte che vi consiglio di rivolgervi a un autoaromaterapeuta. Esatto, un aromaterapeuta, ma ci sono due possibili utilizzi. Uno è lo spray, e anche quello noi possiamo farlo, per esempio, tranquillamente anche quando siamo in aereo, anche se viaggiamo in macchina, nelle stanze di albergo in cui arriviamo, nella casa che abbiamo preso, per dare quell'atmosfera che vogliamo in quel momento. E lo spray si prepara così: si può portare già anche pronto da casa, tanto uno lo fa in un boccettino da 30 ml, non c'è problema. Per i liquidi appunto, con l'aereo non ci sono problemi. Funziona così: si prende una boccetta da 30 ml, ci si mettono dentro circa 2 ml, che sono una quarantina di gocce, ma anche con una siringa senza ago, uno lo fa semplicemente senza prendere strumenti particolari. Sì, infatti. Si trova anche al supermercato la siringa, di alcol. Non l'alcol, quello rosa che serve per disinfettare, ma o alcol puro a 95 gradi, che è quello che si usa per fare i liquori, che si trova nel reparto alcolici, superalcolici dei supermercati, o in mancanza di quello potete tranquillamente utilizzare o vodka o grappa, purché non siano aromatizzate. Acquavite, vodka, grappa, secche, semplici. Si riempie in questo
questo boccettino da 30 ml si mettono questi 2 ml. Ogni tanto c'è un gatto che viaggia intorno. E ci si aggiungono le gocce di oli essenziali al di fuori del lemongrass, che è un pochino più forte, e dell'ylang ylang, che essendo anche più forti da un punto di vista aromatico, proprio anche olfattivo, potrebbero dare fastidio, e di questi se ne mettono massimo 5 gocce all'interno del boccettino, degli altri possiamo tranquillamente anche arrivare fino a 10 gocce. Quindi se io faccio un boccettino con dentro l'olio essenziale di ginepro, posso tranquillamente mettere 10 gocce. Voglio abbinare ginepro e lavanda? Metto 5 gocce di ginepro e 5 gocce di lavanda. La stessa cosa, voglio fare incenso e lavanda? 5 e 5. Agito per far sciogliere l'olio essenziale all'interno dell'alcol e poi aggiungo acqua, non importa che sia distillata, non importa che sia del rubinetto in bottiglia, eccetera, mettete l'acqua che volete. Aggiungo acqua fino a riempire il boccettino. Tappo con un tappino spray, un erogatore spray. È proprio questo che li vendono su Amazon, quindi sì, spray. Esatto. Proprio, cioè vendono già tutto completo, quindi perfetto. Tappo con questo, agito un po', perché per quanto l'olio si emulsioni nell'alcol e l'alcol lo conduca ad emulsionarsi con l'acqua, comunque non sono idrosolubili gli oli, non è che amano tantissimo, per cui potrebbero tendere un pochino a separarsi. L'importante è ricordarsi, prima di spruzzarlo, di agitarlo, di agitare la boccettina. E non come magari farli riposare anche una notte. Io ho visto, soprattutto se si cambia. Esatto. Se metto un olio da solo, no. No, però non se ne metti due. Se ne metto due, li faccio riposare, magari anche prima di aggiungere l'acqua. Metto gli oli nell'alcol, lascio riposare, la mattina dopo ci aggiungo l'acqua. Comunque questi che vi ho indicato di poter miscelare anche insieme sono miscelazioni che non hanno particolare bisogno di riposo. Ho cercato di trovare delle cose molto anche semplici ed estemporanee. Come lo utilizzo questo spray? Me lo posso spruzzare intorno al corpo. Lo posso spruzzare su un vestito, attenzione perché alcuni potrebbero macchiare. Lo posso all'occorrenza, non voglio fare le nazioni secche o solo lo spray, spruzzarmelo sulle mani, oppure su un fazzolettino di carta e poi annuso il fazzolettino. Lo posso spruzzare nell'ambiente in cui sono, nella macchina. Me lo posso spruzzare intorno in aereo. Se mi sta prendendo l'agitazione, un po' di paura, me lo spruzzo. Lo posso spruzzare appunto anche sul letto, sulle lenzuola, per dormire meglio, per tranquillizzarmi i primi giorni anche del viaggio, se ancora mi rimane un po' di questa ansia. Quindi uno appunto è lo spray, l'altro, che è quello da utilizzare per il periodo più lungo, diciamo così, quindi per il viaggio, la durata del viaggio e poi anche nel post viaggio, se mi perdura questa sensazione di malinconia, tristezza, distacco, fatica a riprendermi, e l'emulsione dell'olio vegetale e dell'olio essenziale da solo o miscelato con un altro olio essenziale, dell'olio vegetale. Banalmente anche olio di mandorle dolci, se non ho niente posso utilizzare anche olio di oliva o un olio di semi qualsiasi, o anche, visto che siamo nel periodo appunto del caldo e andiamo in posti caldi, anche l'olio di cocco, che in estate è liquido. Ricordatevi che se si raffredda un po' la temperatura, l'olio di cocco tende a solidificare, quindi poi avrò, magari non mi viene via dalla pipetta. È ancora più comoda. Sì, però se si scioglie la cremina con l'olio di cocco, comunque si scioglie. Posso utilizzare un burro,
un burro di karité, per esempio, che mi rimane invece solido, anche con il calore. Risulta comodo quando l'olio è liquido, l'olio di cocco, ci metti gli oli essenziali, poi lo metti in frigo. Sì, benissimo, ma se tu te lo porti, se tu te lo porti durante un viaggio lungo, durante il viaggio ti si scioglie. Sì, devi tenere in considerazione quello, certo. Quindi se vai in un posto dove non hai il frigo, non ce lo metti più. Certo. Metti che vai in campeggio, sì, puoi avere una cosina, cioè, capito? Dobbiamo vedere tutte le varie situazioni. Però se uno invece gli piace proprio di farsi il burro denso, il karité va benissimo, il burro di karité, perché lo facciamo un po' scaldare, sciogliere, anche tenendo un po' al sole, per poterci emulsionare gli oli essenziali, poi una volta che si raffredda, ma anche alle temperature di 30 gradi, rimane comunque solido. Quindi in un piccolo contenitore posso prendermi questo burro. Ma sia che sia un unguento, diciamo così, sia che sia invece un oleoso, un mix oleoso, io metterò in un boccettino, vi consiglio di non farvi delle cose molto grandi, 5 ml sono sufficienti, 5, 10 ml massimo, questa è una boccetta da 10 ml, quindi va bene, anche queste le trovate su Amazon o le trovate anche da altre parti. In queste boccette che voi trovate vuote, ci mettete riempiti per 2/3 con olio vegetale, e poi, che abbiamo detto appunto, può essere uno qualunque, purché non sia aromatizzato con altro. Quindi possibilmente quelli che usiamo anche ad uso alimentare. Quindi dall'olio di mandorle, olio di nocciolo, olio di avocado, olio di girasole, semi di lino no, perché rancidisce molto velocemente, poi anche l'odore è molto forte. Jojoba è quello più stabile, quindi se poi finisce la vacanza vi avanza, se è dentro il jojoba vi dura tanto, potete utilizzarlo anche in altri momenti. E qui dentro, di nuovo, a parte il lemongrass e l'ylang ylang, degli oli che abbiamo detto che sono molto intensi, e il lemongrass può essere anche sensibilizzante sulla pelle. Quindi, al di là di questi, che vi consiglio sui 10 ml di non superare anche qui le, diciamo, 3 gocce, grosso modo, perché lì parlavamo di 30 ml, quindi abbiamo detto 5 gocce, qui la diluizione è minore, quindi 3 gocce di ylang o di lemongrass, tutti gli altri potrete tranquillamente stare tra le 7 e le 10 gocce di oli. Poi anche sentiteli olfattivamente, magari provate anche con 5. E poi casomai uno l'aggiunge. Casomai potete aggiungere, se il boccettino è da 5 ml vanno bene 5 gocce, anche perché non dobbiamo inondarci, dobbiamo fare cosa? Dobbiamo far sì che il messaggio che l'olio ci porta attraverso i recettori olfattivi che si trovano sulla pelle arrivi a comunicare con il nostro centro emozionale. Quindi non abbiamo bisogno di inondarlo, perché anzi, se diventa troppo forte anche olfattivamente, potremmo avere una chiusura, una resistenza. Dove lo applichiamo? Mi volevi chiedere questo. Lo possiamo applicare sui punti di... Allora, il bergamotto abbiamo detto sul cuore. Ok, quindi sul cuore, senso di tristezza, pesantezza, vado ad alleggerire il mio cuore. Poi, se no, lo possiamo applicare sui polsi, che sono punti di impulso dove scorre molto velocemente anche il sangue, si riscaldano e arrivano, ci sono tanti anche recettori, sulla bocca dello stomaco o plesso solare, che si trova subito sotto lo sterno, non mi si vede, ma... È il mio punto preferito. Subito sotto lo sterno, nel punto morbido, diciamo così, e lì, perché questo? Perché questa è proprio la via di ingresso delle emozioni. Infatti, cosa si dice a volte? Mi si chiude lo stomaco, è stato un pugno nello stomaco, mi sono sentita lo stomaco che andava in pezzi. Quindi perché?
perché quel punto, oltre al cuore, è un punto molto recettivo per tutto quello che riguarda le emozioni. Per cui polsi, plesso solare, altro punto potrebbe essere i lobi delle orecchie, soprattutto quelli anti-ansia, anti-stress, quindi incenso, lavanda, lobi delle orecchie, quindi in quel caso mi metto una gocciolina sulle mani e mi massaggio i lobi delle orecchie. Posso metterlo, se ho tanto stress, anche il basilico Tulsi, per esempio, sulla nuca e sulle spalle, all'altezza delle surrenali, quindi all'altezza, diciamo, sopra i reni, perché è il punto che viene gestito lo stress, gli ormoni, dove vengono prodotti gli ormoni dello stress. Quindi questi sono i modi di utilizzo. Poi ce ne sono altri, ma la diffusione ambientale, se quando arrivo anche a casa voglio diffondere degli oli, li posso mettere nei diffusori, o anche se ho la possibilità, ce li ho, me lo posso portare dietro anche nel posto dove sono in vacanza, posso diffonderli. Questo sì. Però quelli lì sono comodi, me li preparo, me li porto, non ho quindi bisogno di portarmi 200 boccettine di oli essenziali, mi faccio quelle che sento che più risuonare con me, poi quando torno a casa magari ce li ho, se non ce li ho me lo posso andare a comprare, a procurare. Ecco, questo è un po' un excursus, Esaustivo, breve, ma nemmeno tanto. Ma direi. poi se ci sono domande adesso, siamo qui. Se ci sono curiosità dopo, le potrete mettere nei commenti sotto la diretta. Anche chi la vedrà successivamente, e noi vi rispondiamo volentieri. Adesso aspettiamo 2 secondi per vedere se c'è qualche domanda. Comunque, Io poi non le vedo, quindi. Ripeto, rimane memorizzata, la metterò anche su YouTube, quindi chi non ha Instagram e vuole farlo vedere a qualcuno che può essere interessato, può comunque diffondere anche. Poi comunque sotto nei commenti lascio anche il link, basta che mi scrivano e niente, non ci sono. Riuscendo, dovrebbe essere anche sul mio di profilo, Sì. riuscendo a fare il collegamento, quindi lo trovate anche sul Ma mio deve profilo Instagram. essere a Instagram perché secondo me io vedo nuove funzionalità che ogni Sì, tanto. va studiato, dobbiamo studiare, E esatto. secondo me qualcosa è cambiato. Niente, Vera, ti ringrazio per questa chiacchierata, insomma, di 50 minuti, diciamo che conoscendoti sei anche stata molto sintetica. Esatto. Fare tutta la tua passione, quindi Grazie. ti ringrazio e niente, noi rimaniamo in contatto e chi ha domande scriva pure sotto. Bene. Un Grazie, bacione, buona giornata. grazie a tutti e a presto. Vera. Ciao, ciao. Allora, vediamo di chiuderla.